Ma queste pecore? No, 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 ma t'a posto? Ma le posso portare in giro le pecore? Benvenuti su questo nuovo video sulla mia serie di Farming Simulator 22. Allora, non so se abbiamo fatto un po' di cose, intanto andiamo a dormire, siccome non c'è nulla da fare. Come stavo dicendo, ho fatto un po' di cose lo scorso episodio, quello sto sempre in alto a destra. Io ovviamente sono in live su Twitch, che appunto sto registrando questo ultimo episodio, l'episodio numero 21 se non sbaglio, o 22, non lo so, ho perso il conto. Vi ricordo anche comunque di seguirmi sui vari social che trovate in descrizione. Una iscrizione su YouTube che mi fa sempre un botto piacere, un commentino che vi lascio appunto un bel cuoricino. Allora, comunque, cosa c'è da fare oggi? Oggi c'è da acquistare la mietitrebbia, quella è poco ma è sicuro. Perché di fatti la nostra mietitrebbia, ovvero la... Eccola qui. Questa qui deve andare un po' in pensione perché ha 5 ore. Ma quello non sei problema. No, ho ribaltato la lama. No, no, allora. Appunto, quello non è il problema. Il problema è che uno non ha carburante e io non voglio di farmelo. Ma no, no, è una scusa questa. Il vero problema è che ha una lama troppo piccola e sinceramente mi fa perdere troppo tempo quando devo mietere. Quindi voglio una mietitrebbia più grande, più potente. Allora, la ripariamo e la vendiamo, anche se non so quanto aumenti il prezzo. Un po' è aumentato, tipo 100 euro in più, ma è aumentato. Allora, come mietitrebbia, vediamo l'usato. Perché io l'usato non lo guardo mai, però. Qua c'è nell'usato, dov'è che si trova l'usato? Questo. Allora, siccome la mietitrebbia non mi serve adesso, mi serve comunque a luglio. Magari devo incontrare l'usato, se proprio non trovo niente. Ah, il carrello devo vendere pure. Proprio non trovo niente, magari ne acquistiamo una anche a prezzo pieno. Di mod non ho trovato nulla di bello, quindi amen. Quindi vediamo il nostro carrellino e il sistema degli animali fino a luglio. Allora, siamo a luglio, ragazzi. Quindi diamo un'occhiatina. Il nostro frumento è bello che è cresciuto. Quindi abbiamo 380.000 euro. Prima di fare tutto, si prende la nuova raccoglitrice. Ci conviene comunque prendere la nuvola, quindi larghi, appostissimo. Partono un po' di soldini. Ma li recuperiamo. Prendiamo anche la lama che non è dotata di carrellino. Quale prendo? Questo 5.500? Ma sì, lo compriamo. Se nel caso sbagliato lo rivendiamo. C'è comunque da vendere la lana, che c'è un portello. Da finire di togliere l'erbaccio. Bisogna dare il cibo alle galline. Sì, adesso comunque andiamo a vedere il nostro nuovo acquisto. Eccola qui. Sì, dovrebbe essere comunque starsi sul carrellino. Guardate qui che bello. Leggo dall'interno. Interno di lusso. Vedete sempre il meglio. Questa secondo me è la sfida più grande di oggi. Portarla a casa intera. Il carrino comunque non so se è quello giusto. Mi sa di no d'occhio. Perché non se l'è presa. No, dopo è quello più grande. Mamma mia ragazzi, sono un pro player. Ho pure sbagliato il carrellino. Perfetto. Infatti era questa. Oh, succede. A tutti i capelli di sbagliare, no? Perfetto. Quindi adesso andiamo in farm e iniziamo a raccogliere il frumento. Cioè, tutti sbagliano a prendere il carrino, pure io lo sbaglio, o meglio, io ho appena sbagliato. Quel cazzo di cartello, proprio lì devo metterlo. Cristo. Oh, io ragazzi, domani c'ho scuola guida. Cioè, meglio, non ho scuola guida, ho l'esame. Meglio che non vedano il mio canale su Twitch. Tra le clip di Eurotruck che sono un po' bannabili. Allora, mettiamo la lama dentro qui. Lo so che non è realistico, ma a me va bene così. L'importante è essere funzionali. Realistici o non realistici, quello non è un mio problema. L'importante è che si porta la pagnotta a casa. No, ovviamente scherzo. Diciamo che ho fatto un piccolo errorino. Comunque, siamo arrivati in modo nell'altro, dobbiamo dispiegarla giustamente. Abbassiamo e andiamo. Vogliamo vedere se mi fa la paglia. Non mi fa la paglia. Mi fa la paglia, ottimo. Quindi, ragazzi, mettiamo qui l'operaio. Mi trova comunque veramente positiva. Quindi, top. Allora, comunque, ragazzi, stavo pensando comunque di vendere questo e prendere un altro più bello e potente. Quindi. Non parlo di trattore, ma parlo di questo cosettino qui.
Però cosa compriamo? 54.000 euro. 30 metri, questo qui aveva 24 metri. Però 54.000, noi avevamo 70.000 euro. Quindi volendo possiamo andare anche con un coso più grosso. Magari anche con il top, volendo. Questo fa da 18-40 metri. Questo qui 33. Questo qui mi costa di meno. No, mi costa di più. Mi costa 1.500 euro di più. Ma sì, ragazzi, vi dico. Capacità potente, 40 metri. Compra, compra. Perfetto. Guardate qua che... Adesso sì che avevo una bella... Avevo un bel coso per spangere l'erbicida e fertilizzante liquido comunque. Ottimo. Ok, ora bisogna caricare tutta questa lana. Ok. Perfetto, ragazzi. Andiamo a vendere la lana. Perfetto. Vai, ora... Li vendiamo tutti a mano. Questa è una grande rottura di palle. Allora, comunque, venduto tutti i palle di coso. Ma queste pecore? No, 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 ma t'a posto? Ma le posso portare in giro le pecore? Ok, no, si sono buggate, ma oddio! Farm 22. Cioè, una pecora qui, che dovrebbe essere laggiù. Forse sono le balle che l'hanno. Tipo. Questo gioco mi sta sempre più stupendo, veramente. Guarda, vi lascio lì, eh. Quindi, ragazzi, abbiamo finito di trebbiare con questa nuova mia di trebbia. Spero comunque che il video vi sia piaciuto. Noi ci vediamo settimana prossima o sui social o su Twitch. Ciao!